No, sono arrabbiato. No, scherzo. Ci mancherebbe che non fossi felice per la prestazione, al di là del risultato. Una prestazione soprattutto... A me è piaciuta la prima mezz'ora. Io so che non abbiamo mai tirato in porta, però c'è stato quello che su cui stiamo lavorando. Aggressività andando in avanti, abbiamo recuperato tanti palloni nella metà campo avversaria e poi è mancata magari la fase più lucida della finalizzazione, però eravamo costantemente, finché l'intensità ci ha sostenuto sulle gambe, eravamo aggressivi ed è una squadra questa che vorrei che fosse sempre come la prima mezz'ora, ma è comprensibile che in un momento come questo del campionato non si possa reggere a lungo l'intensità. Ecco perché ieri in conferenza pre-gara dicevo che poi le partite, nelle partite ci sono più partite e noi siamo stati bravi e fortunati nello sbloccare, un po' meno bravi nel non capitalizzare le occasioni che abbiamo creato per chiuderla, e bravi e fortunati perché Plizzari veramente ha messo due pezze importanti nel non subire la rete. Mister, è una vittoria importante perché quella di oggi era una sfida fra grandi di questo campionato, insomma sulla carta era la partita più importante di questa prima giornata, e le chiedo un giudizio extra calcio, insomma sul calore di questa sera dei tifosi del Pescara che mi sembra abbiano trascinato la squadra alla vittoria. Ieri c'erano dei tifosi alla rifinitura, insomma avete state pian piano ricreando l'entusiasmo, solo la prima giornata, però questa sera già si è visto qualcosa. Ecco, io cercherei di fare il pompiere, soprattutto in una città come Pescara dove una vittoria può far pensare a chissà cosa. Visto che il campionato è lungo ed insidioso, è giusto che ci sia felicità da parte dei tifosi. L'entusiasmo bene. Credo che il compito principale che abbiamo noi come squadra, staff, insomma, non sia tanto quello di vincere, che è normale che tutti ce l'abbiamo, ma che sia quello di rifar rinnamorare la tifoseria della squadra, che vinca o che perda. Lo so che dopo è più facile amare una squadra che vinca, ma soprattutto sostenerla vedendo che la squadra dà il massimo e quindi chiunque, nonostante il risultato, possa stare vicino alla squadra perché gli viene spontaneo dare magari un buffetto anche se il risultato non era quello previsto. Quindi questo è il nostro compito principale e oggi era fondamentale perché già credo che vedere un Adriatico così, con una tifoseria così già molto presente magari rispetto al passato recente, credo che sia stato fondamentale la prestazione e chiaramente poi il risultato. Questo ne siamo consapevoli e noi vorremmo ricreare quella simbiosi fra squadra e tifoseria, però è un percorso lungo, soprattutto da parte nostra, non della tifoseria, che la fiducia la dà a prescindere più che alla squadra, ai colori, alla maglia, non sicuramente. Noi ce la dobbiamo conquistare attraverso queste prestazioni, la fiducia dei tifosi. Sì, ci sono anche gli avversari che hanno qualità, l'Avellino lo sappiamo tutti che ha... Sì, uno, diciamo che i rischi sono arrivati, uno da un fuorigioco magari sbagliato, è una situazione di ripartenza dove noi non abbiamo sfruttato la ripartenza e l'abbiamo risubita e lì siamo stati un po' leggeri. Fortunatamente Alessandro Plizzari ha fatto veramente due parate. Sono d'accordo sulla prima mezz'ora, sono d'accordissimo sui cambi e credo che sia una risorsa per la squadra quando si parla di gruppo, perché tutti, se sentiamo parlare i giocatori, parlano di gruppo stupendo in tutte le squadre. La realtà è che poi deve esserci anche la volontà di soffrire se non si parte e dimostrare quando viene chiamato in causa. E oggi chi è entrato in campo nel secondo tempo ha dato una mano importantissima, come chiedevo. Io nel pre-gara ai ragazzi ho detto: oggi ritengo che sia più importante chi entra per farci pareggiare, vincere
o recuperare una partita rispetto a chi parte dall'inizio, perché è un periodo in cui le partite più si allungano nella tempistica e più le distanze si aprono e c'è più rischio di vincere o perdere le partite. Quindi complimenti a chi è entrato. Ciao Mister. Ciao, ciao. Grazie. Grazie mille. Volevo chiederti, hai parlato anche in conferenza stampa di aggressività, di capacità di aggredire la partita, di calarti mentalmente anche della categoria. Ti è piaciuta da parte della tua squadra la risposta a quello che chiedevi? È la sensazione che Pescara, dalla tre quarti in attacco, anche in mezzo al campo, ha tanta qualità. Confermi questa sensazione, ma anche nelle rotazioni, non dico nelle sì. Devo dire che mi è... Grazie a te. Sì, mi è piaciuta tantissimo l'aggressività, ma questa è una fase, quindi poi ci deve essere l'altra della gestione della palla. Quindi anche lì abbiamo, secondo me, dei giovani che hanno delle potenzialità enormi. Tutti vengono riconosciuti a livello nazionale, i giovani che abbiamo preso, come potenzialmente di qualità elevata. Magari non hanno avuto continuità nel loro percorso, non hanno avuto delle possibilità di sbagliare e quindi va data loro fiducia. Ci sarà anche un momento in cui andranno magari in difficoltà e lì vanno sostenuti e non ammazzati. Però credo che lì si possa ancora fare meglio, ma chiaro che non è possibile avere tutto. Semplicemente perché se noi pensiamo a quale fosse diciamo l'aspettativa rispetto al campionato, al pre-campionato fatto da noi sulla prima partita, non credo che molti fossero tranquilli del match di stasera. E invece la risposta della squadra secondo me è stata importantissima, perché ha dato veramente l'impressione di seguire quello per cui si lavora quotidianamente, e questo è anche un aiuto a me, allo staff, perché con i risultati i giocatori sposano anche quello che gli viene proposto. Quindi questo al di là dell'autostima che loro possono nutrire e aumentare con le vittorie e le prestazioni. Sì, perché poi la fase difensiva può essere fatta in tantissimi modi, può essere più attendista, può essere con una fase più aggressiva, più alta. La verità è che una squadra si cerca di allenarla su più situazioni. C'è una ideologia di gioco, ma poi ci sono anche i momenti, perché se pensiamo che una squadra possa fare 90 minuti e andare ad aggredire in avanti, cioè, credo che siamo fuori bersaglio. E quindi anche la capacità di aspettare un po' più bassi in certi frangenti o in alcuni momenti, anche perché ci sono gli avversari, sia un'altra risorsa della squadra. Chiaro che devi lavorare su tanti aspetti, così come nella costruzione. Magari c'è l'attacco diretto, c'è un palleggio, quindi anche lì forse è un po' più difficile la fase offensiva, perché ci sono tempi, spazi, qualità individuali, scelte che non sono solo condizionate dalla tua volontà, cioè di chi è in possesso, dai compagni, ma anche da come si muovono gli avversari. Quindi lì sicuramente è un po' più complicato, ma piano piano ci proveremo a migliorare anche questa. In questo contesto di squadra aggressiva, non pensa che un giocatore come Palmiero possa essere quello che fa la differenza poi anche in chiave di proposta, di azione? Se... Io credo che se i ragazzi siano intelligenti, non è difficile capire quando andare in avanti. Come dicevo prima, è una questione di tempi e spazi. Se si è aggressivi, a volte è meglio fare 10-15 metri in avanti piuttosto che 60 indietro. A volte abbiamo visto anche, soprattutto il calcio attuale europeo è fatto di uno contro uno, soprattutto nella fase difensiva. Quindi a volte devi avere sia i giocatori per farlo, ma anche dare coraggio per poter andare in avanti. Ogni tanto si subirà qualche transizione, qualche contropiede, come veniva definito qualche volta, ma ci può stare. Però credo che Palmiero poi, dall'alto della sua qualità tecnico-tattica,
possa sicuramente darci una mano, ma come tutti gli altri, quindi saper dosare le risorse che abbiamo a disposizione per un allenatore sarà difficile ma fondamentale. Facciamo a chiudere, se no non possiamo far vedere il mister avversario. Io ripeterò che per noi è stata una piacevole sorpresa vedere questo pescato, che dopo il precampionato è quello che dicevo prima, quindi. A volte credo che ci voglia del tempo per conoscerci in modo reciproco, e parlo, conoscerci intendo staff e giocatori, no? Perché ci sono dei giocatori che magari durante la settimana il lavoro lo soffrono e magari non riescono a dare risposte come l'allenatore vorrebbe, ma non perché semplicemente sono animali da gara, e quindi evidentemente, o spero che siano animali da gara, e cercherò di farli lavorare anche in settimana così possano essere ancora più animali.